Guarda, intanto io vorrei dire che il sottoscritto, come tutta Fratelli d'Italia, considera un atto di barbarie inaccettabile giudicare o discriminare una persona in base al suo orientamento sessuale. Tutti hanno diritto di vivere la propria sessualità come meglio credono, in base ai loro orientamenti e in base ai loro gusti, e nessuno si può permettere di giudicarli per questo. Ciò detto, voi sapete che la battaglia contro il DDL Zan, da parte almeno mia, io sono in Commissione Giustizia, quindi sono l'autore anche di molti emendamenti, e se voi vi andate a leggere i miei emendamenti, erano tutti volti ad aggravare le pene nei confronti di chi commette atti di violenza o di istigazione alla violenza nei confronti di una persona in base al suo orientamento sessuale. Quindi credo che da questo punto di vista noi non abbiamo bisogno di lezioni da parte di nessuno quando si tratta di difendere la libertà civile delle persone. In riferimento a quell'applauso, vorrei far presente che quell'applauso, almeno io ho applaudito, quindi parlo di me, era legato al fatto che con il DDL Zan non si voleva soltanto punire più gravemente chi commette questi atti inaccettabili nei confronti delle persone omosessuali, anche delle persone colpite da handicap, eccetera. Col DDL Zan, purtroppo, adesso è un dibattito troppo lungo da fare, ma se volete possiamo fare, No, si facciamolo, voleva anche lo introdurre un riprenderemo, non si reato di preoccupi. opinione. E quando tu vuoi punire anche gravemente l'istigazione alla discriminazione basata sull'identità di genere, che come sappiamo è un concetto molto fluido, molto soggettivo, perché dipende semplicemente da come si sente una persona, indipendentemente dalla sua situazione anagrafica o dalla sua situazione biologica. Beh, a quel punto c'era il rischio che ci si potesse trovare sotto processo, semplicemente come avviene in molti paesi dove è in vigore una legge simile a questa, semplicemente perché si dice che l'utero in affitto è una pratica inaccettabile, o perché si dice che un bambino vive con papà o una mamma, o sia contro l'adozione gay, o sia a favore di incentivi per sostenere le famiglie, diciamo così, naturali e tradizionali. Questo rischio c'era, andatevi a leggere l'articolo 2, andatevi a leggere l'articolo 4. L'applauso fu in questa direzione, per dire che si era sventato il rischio di introdurre nel nostro ordinamento un reato di opinione. Non l'avevo Come neanche sapete, discussa abbiamo una cultura veramente. liberale e siamo contro ai reati di opinione. L'applauso, questo significava. E guardate che non è la prima volta che il No, Parlamento applaude, questo è anzi assolutamente che il vero. Parlamento esula. Però sa, E non quando mi si parla risulta, di neanch'io sono diritti, ormai un quando si parla parlamentare, di diritti, sono la stride un quarta po' di più. legislatura. Quando si parla di Gaia, diritti, posso dire stride un una po' di più. cosa? Prego Morani, poi professor Revelli, Pomicino e poi dobbiamo chiudere.